Nella serata di venerdì 15 novembre in Sala Bianchi a Belluno si è tenuta la presentazione del libro La missione possibile del deputato Luigi Maratin tra i relatori dell'evento. Al centro del dibattito i temi principali affrontati nel volume relativi alle problematiche economiche e politiche dell'Italia di oggi e alle possibili soluzioni, tra le quali la costruzione di un partito liberal-democratico e riformatore. C'è un pezzo d'Italia che non si sente rappresentato da questa offerta politica, questo bipolarismo da curve ultra, che è guidato da populismi e da estremismi, lascia fuori un pezzo d'Italia che o non vota o è costretto a votare la cosa meno lontana. Io penso invece che gli italiani si meritino di votare la cosa loro più vicina e manca un'offerta politica autenticamente liberale, autenticamente atlantista, senza se e senza ma, che veda il ruolo dello Stato come facilitatore dell'economia di mercato, che veda un'enfasi su distribuire le opportunità, non redistribuire la ricchezza, soprattutto in un paese che la ricchezza non riesce più a produrla da 30 anni, e una serie di altre cose che nel libro sono contenute. Il messaggio è che se non facciamo qualcosa per cambiare il modo in cui il confronto politico è strutturato, le modalità in cui viene fatto e come viene organizzato, questo paese rischia di non farcela. L'onorevole ha fatto poi riferimento anche alla nostra provincia, territorio difficile in cui, come ha sottolineato, servono infrastrutture e politiche abitative. Voi siete una provincia bellissima, ma un po' isolata dal resto della regione. Io penso che il turismo sia una grande cosa, ma i territori non possono vivere solo di turismo. Quanto più si può fare per migliorare le connessioni infrastrutturali, per migliorare le connessioni di infrastrutture anche digitali, perché nel nuovo mondo in cui siamo entrati dopo il Covid, e sempre più nei prossimi decenni, si potrà scegliere dove andare a vivere potendo lavorare probabilmente a distanza. Non riesco a immaginare molti posti in Italia più belli dove venire a vivere potendo lavorare a distanza, ma allora servono infrastrutture, servono politiche abitative. Servono un sacco di cose e serve soprattutto la crescita dei territori. Senza crescita non si può fare nulla, non si possono finanziare le infrastrutture, non si possono finanziare le politiche abitative. Se l'Italia non torna a crescere, aprendosi al mercato e alla concorrenza, i territori meno connessi fisicamente sono i primi a soffrire, i primi a spopolarsi.